Fabio Altitonante, la vittoria della Le Pen in Francia nasce da una serie di fattori. Lei ha detto che è una vittoria del popolo contro l'élite. Come giudica lei il voto francese? Il voto francese è un voto di valori, come l'identità, la sicurezza, l'appartenenza, la libertà. Sono valori fondamentali che tutta l'Europa riconosce, forse una parte di sinistra negli ultimi anni di governo con un'apertura totale della politica, non un'integrazione ma solo una supina accettazione di quelli che sono altri valori di altre realtà, è stata battuta la sinistra europea da dei valori. Non è tanto un discorso di ultradestra come si sente dire, ma di valori, tant'è che la destra di Marine Le Pen e la destra più moderata di Sarkozy in Francia fanno il 60%. Questa reticenza di Pisapia a parlare, che quando si tratta di politica non dice nulla, lei come la valuta? Pisapia ha già dato ha manifestato la sua volontà di non candidarsi, di fare un passo indietro sulle vicende milanesi. Certo che a una certa sinistra questa affermazione in Francia fa molto riflettere sul modello che ci hanno proposto in questi anni, e ricordo che il modello proposto negli ultimi 4 anni in Italia è un modello proposto da dei governi mai votati da noi italiani.